Uomini e donne gossip, Andrea Cerioli vittima di stalking sui social. Andrea Cerioli, ex tronista di Uomini e Donne, sui social preso di mira. Qualche ora fa su Instagram è stata postata da Andrea Cerioli un'immagine inequivocabile. L'ex tronista di Uomini e Donne, nello specifico, ha riportato su una stories dei commenti poco carini a lui indirizzati. A prenderlo di mira sarebbe stato un utente anonimo che continua a taggarlo sotto i post scrivendo messaggi di cattivo gusto su lui e la sua famiglia. La cosa ovviamente ha lasciato molto perplesso lo stesso Andrea che ai suoi followers ha comunicato di aver preso provvedimenti. In una storia su Instagram è poi lo stesso Cerioli a ringraziare i suoi seguaci per le continue segnalazioni a lui rinvenute. È un matto, un fa che non so come definirlo, scrive Andrea. La polizia sta mandando avanti tutto, quindi, segnalate e più di così per ora è inutile. Una situazione delicata che pare abbia provato fortemente l'ex tronista che, successivamente, dichiara, fortunatamente a breve finirà. Una storia triste, come triste sono spesso i messaggi rancorosi che affollano le bacheche social dei personaggi noti del mondo dello spettacolo. Andrea infatti non è il primo a denunciare una cosa del genere. Gli insulti alcune volte sono più velati, ma non per questo non fanno meno male alla persona che li riceve. Insulti ai personaggi famosi, chi si nasconde dietro i profili fake? Il cyberbullismo è purtroppo un tema molto attuale. Molti personaggi famosi a schierarsi apertamente contro chi online si nasconde dietro un profilo finto per dispensare insulti. Recentemente a parlare dell'argomento era stata Soleil Sorge che, in un'intervista per ComingSoon.it, aveva spiegato di come spesso si fosse sentita attaccata gratuitamente in rete. Il suo attuale fidanzato, qualche tempo fa, aveva anche pubblicato un video denuncia contro chi, durante il Grande Fratello VIP, lo aveva preso di mira sulla rete. Quella di Cerioli è sicuramente una situazione diversa ma, sicuramente, figlia di una rabbia che oggi sul web sembra purtroppo accomunare molti.